Lazio avvincente, tanti episodi, tante occasioni da gol, primo successo del 2019. Sì, è stata una partita, come hai detto tu, bella, giocata bene da tutte e due le squadre. Noi oggi però rispetto alle ultime due abbiamo messo più cuore, siamo stati più compatti. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e poi penso che alla fine abbiamo portato a casa un risultato meritato. Potremmo dire così, o la spacca, perché è stato decisivo, no? Sulla traversa così. Sì, Valerio, oggi ha fatto quell'intervento sul 2-1 importante, vabbè, Valerio diciamo, un ottimo portiere. Penso che noi fino al 2-0 la partita l'abbiamo controllata molto bene, poi nel momento in cui abbiamo subito gol, Montagna ha cambiato qualcosina davanti e sono stati più pericolosi. Ha fatto 3-4-3. Sì, ha fatto un 3-4-3, quindi con questi palloni lanciati in avanti e lei sono andati un po' in difficoltà, però poi ho rinforzato il reparto difensivo, penso che alla fine la sofferenza ci sta, però ci sta anche che per noi questo è un risultato importante e meritato. Il Francavilla oggi cinico spinato, no? Sì, purtroppo nelle altre due, Monte Giorgio, non siamo stati cinici, con il campo basso secondo te non siamo stati cinici e quindi non hai vinto, anzi hai perso. Cioè dovevamo tornare noi, insomma. Sai che quando ci sei due Francavilla è sempre dentro, quindi inviterei a stare più pazienti che a stare in Francavilla. A parte battute, Paolo, abbiamo rivisto il Dos Santos che conosciamo. Ma sì, Matteo è un giocatore che ha bisogno di essere anche coccolato nei momenti difficili. Questa settimana abbiamo parlato tanto e l'ho fatto sentire importante, ma come d'altronde tutti i ragazzi. Sa che per noi è un giocatore importante, oggi ha fatto una doppietta e quindi ha fatto quello che sa fare, cioè sa poter fare gol. Riprende la corsa verso il Real? Assolutamente sì, con questo spirito sono convinto che ci troveremo la stessa soddisfazione. Quanto sciupiro però, purtroppo sì, mi dispiace perché sotto porta arriviamo, creiamo, e purtroppo in questo momento ci gira male, non entra, e veniamo castigati alla minima sbavatura, è un momento così, e dicevo prima un tuo collega, tre partite davvero che raccogliamo zero punti, e non doveva essere così, però non ci spaventiamo e sappiamo qual è il nostro percorso, cioè quello della salvezza, ci rimbocchiamo le maniche da partire si riparte. Infatti il film della partita è questo, gol del vantaggio del Francavilla, poi tre occasioni per equilibrare i soldi del match del primo tempo, raddoppio di Dos Santos, è occasionissima, sbagliata da Fiore per riaprire da subito l'incontro. Non ha centrato perfettamente l'analisi della partita. Io conto diverse palle gol, non so quante nitide oppure quante lì vicino, purtroppo rischiamo quasi niente, appena arriva la palla ci castigano, è un momento negativo, però mi tengo stretta la prestazione perché non può ce la risalto male. Sì, sono arrabbiati, come giusto che sia, ci tengono nella squadra, noi capiamo, io posso dire loro soltanto che io sto con la squadra dal martedì al sabato, ovviamente anche la domenica, e non posso dire nulla perché si lavora tanto e tutti quanti teniamo a cuore le sorti della Vastese. Stiamo lavorando tanto, in mezzo al campo si vede perché nessuno si risparmia, e posso dire questo. Faccio una domanda invece tattica, Leonetti, sì. Non ha inciso secondo noi, avrebbe dovuto forse in quella posizione esterna, stai pensando di mettere un più centrato, anche se quello hai fatto. Sì. Io penso che Loretti sia un giocatore di assoluta importanza e di categoria superiore. Secondo me è un esterno d'attacco, parlando pure con lui, ha sempre fatto l'esterno. È chiaro che in questa categoria si può adattare anche ad avvicinarsi alla porta. Infatti, poi mi sono messo 3-4-3 e lui si è avvicinato, però indipendentemente di stare 10 metri più dentro, 10 metri più da, diciamo, è un po' riduttivo questo discorso, perché le palle gol le crea. No, perché magari c'è, può essere condizionato anche la presenza di Scipa che è un riferimento centrale. Sì, sì, ma giocando a 3, con un 3-4-3 hai il riferimento centrale, hai due esterni che possono essere Fiore e Leo, ovviamente col 3-4-3 giochi un po' più vicino alla punta centrale, col 4-3-3 giochi un po' più aperto, quindi ho soluzioni e quindi le sfrutto nel miglior dei modi. Ma infatti poi è cambiato. Sì, 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 infatti anche a San Mauro, Milano dell'integralista, quando io non sono integralista, ho sicuramente dei doppioni e dei giocatori con caratteristiche che mi permettono di mettermi in maniera diversa, lo sto facendo. Ma ripeto, io penso che non sia una questione di sistema di gioco o di numeri, è una questione veramente che in questo momento si gira male, perché l'atteggiamento della squadra è l'atteggiamento giusto. Quanta rabbia? Tanta, tanta. C'è amarezza, ripeto, perché gli
io parlo spesso con i ragazzi, dopo il primo tempo di San Mauro era arrabbiatissimo, c'era stato un approccio sbagliato, ma dopo il secondo tempo di San Mauro la partita è stata giusta, la partita l'avevi vista voi anche oggi, uscire con tre partite 0 punti così mi spiace, però io ho le spalle larghe e so che questa è la strada. Vediamo dove arriverà la vastezza. Bello ringraziamento iniziale. Sì, ho capito che è stato un mezzo meraviglioso, c'è grande affetto, tantissimi amici, sicuramente li porto la sempre a te.